Sicuramente il cinema è un veicolo molto importante per, diciamo, aprire anche le menti. Questo è un festival tematico sul tema appunto ambientale e sociale, che oggi più che mai diventa sempre più centrale nelle problematiche sociali appunto di questa nostra esistenza. Quindi siamo contenti di aver accettato l'invito da parte degli organizzatori dell'associazione Urios, e lo porteremo avanti anche nei prossimi anni. È un obiettivo di questa amministrazione proseguire in questa iniziativa, perché non è importante farlo la prima volta, ma è importante replicarlo anche la seconda, terza, quarta, quinta volta, per avere finalmente all'interno di questo territorio un momento importante anche di questa caratura. Abbiamo quest'anno voluto fare un salto di qualità trasformando una rassegna in un festival internazionale. All'inizio, devo dire la verità, non pensavamo di ottenere un così alto riscontro in termini di partecipazione, sia quantitativa ma soprattutto qualitativa, perché sono arrivati film provenienti da tutto il mondo, ma di grande qualità, grande livello. E questo ci ha messo un po' in difficoltà dal punto di vista organizzativo. Siamo riusciti comunque a selezionare per il festival un numero consistente di opere che si contenderanno nella fase finale i premi. Sono 17 premi che verranno assegnati nelle due serate di venerdì 11 e di sabato 12. Perché questo festival? Noi crediamo che il cinema possa essere un veicolo per parlare di temi importanti come l'ambiente, il sociale, e questo veicolo può raggiungere più facilmente le persone rispetto ad altri più tradizionali.